Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube, nuova reaction dedicata agli episodi extra di The Walking Dead. Oggi andrò a farvi la reaction dell'episodio 19, ovvero One More, ancora uno, che sarà incentrato appunto su Gabriel e Aaron che sono in giro a cercare provviste perché giustamente Alexandria è alla canna del gas dopo quello che è successo nella 17, in cui abbiamo scoperto che i sussurratori, prima di andarli a cercare all'ospedale, hanno pensato di distruggere tutto quanto. Bravi, vedete, a non muovere il culo mai. Quindi appunto di conseguenza adesso vediamo, penso che sarà incentrato appunto su loro che cercano provviste e dovrebbe esserci appunto in un ruolo penso piccolo Robert Patrick, che è famoso per l'interpretazione del Team 1000 in Terminator 2 Giorno del Giudizio. Io vi dirò che sono curioso solo per vedere quale sarà il suo ruolo e il suo personaggio. Dal dialogo della Tabor Reed mi era già sembrato un personaggio veramente con i fiocchi, però vedere prima per credere. Ragazzi, bene, bando alle ciance, iniziamo questa reaction. Sinceramente ho aspettative zero, vi dirò la verità, sono tranquilla, aspettative proprio sotto il livello del mare. Sapete che quando ho visto il trailer pensavo che fossero dei rimasugli dei sussurratori? Mi sono sbagliata, sono contenta di essermi sbagliata, vi dirò la verità. Ale, minchia, fiori macchiati di sangue, dove siamo? In un romanzo gothic horror? Santo Dio. Oh, si è aperta una porta. Per come si è aperta, la prima cosa che ti viene in mente è: ci sono i fantasmi? No, vi giuro. Che poi non c'è neanche la casa, quindi veramente ci sono i fantasmi. C'è una porta senza casa. Allora, questo è grosso. Ok, perfetto. Sono solo che ha coperto il buco. Lo zombie ha coperto il buco che loro volevano. Dai, tira. 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 Tira, tira! Che schifo! Tira! Dai, uno! Tira! Tira, tira, tira! No! È venuta via la pelle! Ma dai! Ma che stronzata! No, beh, stronzata mica tanto! Ma dai! Ma poi dalle braccia! Ma tiratelo via dalla maglietta! Oddio, Aaron, cosa hai visto? La Madonna! Ah no, una sedia! Oh, Madonna, Gabriel che si arrampica! Dai, Gabe! Dai che... A 40 anni e passa, cosa ti fanno fare? Cosa c'è? È abbastanza turbato quest'uomo? Non sta tanto bene, Gabriel. Infatti, morti. Madonna mia! Questo, oh mio Dio, questo è legato. È uno zombie legato a un palo. È abbastanza inquietante come cosa. Oh, oddio, questi mi ricordano tantissimo i... Ci sono due zombie, cioè due scheletri abbracciati e mi ricordano tantissimo quei due vecchietti di Titanic. Madonna, quelli che erano abbracciati nel letto. Madonna, se avranno fatto la stessa fine. No, è tristissima questa cosa. Oh, oh, zombie nel fango. Gabriel tutto pieno di fango. Oddio. Beh, oh signore. No, vabbè. Allora ha pugnalato lo zombie. No, ha pugnalato lo zombie. Budella di zombie su Gabriel. Povero. Madonna, com'è ridotto. È peggio di Catarella nell'episodio. Oddio, qual era? Oh signore, il campo del vasaio. Non so quanti di voi seguono Montalbano, ma io mi ricordo che Catarella finiva più o meno così, come Gabriel, pieno di fango. Dobbiamo soltanto andare a nord, aspetta, finché non la vediamo e poi non lo faremo, senza una mappa. È a solo un'ora da qui. Non mi interessa. Ecco. Va bene. No, ma che sfiga. Seguendo le orme. No, sta... quali orme che sta per piovere? Ma dai, ma che sfigati, ma che cos'è sta roba? Ma c'è un limite di sfiga a chiunque, ma dai, ma adesso si esagera. Oh, a parte i vestiti, adesso Gabriel è pulito, lindo, è passato un po' di pioggia. C'è qualcuno? Oddio, rumori inquietanti dietro una porta. Resident Evil sei tu? Sono un amico. Oddio. Ecco, cioè, allora, c'è Aaron che urla e Gabriel che corre. A me questa cosa ha ricordato tantissimo Ghostbuster. Oddio, un cinghiale.
Non... I cinghiali sono aggressivi, È stato un bel urlo. Ah, beh, poveraccio, cosa doveva fare? Ridere? Questi sono feroci, è ovvio. Sì, ecco perché hai urlato. Ma sei scemo, Gabriel? Ma avrei urlato anch'io! Ma che cazzo si ride qua? Io questa scena non l'ho capita, francamente. Cioè, c'è una bestiaccia che mi sta attaccando, cazzo, urlo! Sfogati pure. Sì, vabbè, però Gabriel non sta bene comunque. Fate anche chiaro, glielo dice sfogati. Ma che cosa cazzo ti ridi? Ma sei scemo? C'è il tuo amico in pericolo e gli ridi in faccia perché ha urlato. No, non stanno bene. Queste persone ancora non stanno bene, sono pieni di problemi ancora. Questa bottiglia costava senza dubbio più di 2000 dollari. Minchia. Se si era disposti a pagare così tanto per ubriacarsi, gran parte del mondo era sbagliata. Infatti. Avvicinati. Minchia, quasi 2000 euro per una bottiglia di whisky. Ma io con 2000 euro, ma sapete le robe che ci faccio? La mia colazione da ragazzino. Ora bevi un sorso. E Maro, ma che cos'è sta cosa? Cioè, ma... A retro gusto, come esplodesse. Ma io sto perdendo... Ho già perso 17 minuti della mia vita per vedere questi due che fanno degustazione di whisky. Ora mangiamo e la carne avrà un sapore ancora. Ma sul serio? Ma dove stiamo finendo? Cioè, ma veramente? Ok, va per far interagire Aaron e Gabriel, ma in questo modo? Ma veramente? No, vabbè, ma io sto veramente perdendo la mia vita per... Stanno giocando... Adesso giocano a carte. Cioè, ma io sto veramente perdendo la mia vita per... Ma perché? Ma perché farli? Oddio, allora, come interazione è carina, per carità di Dio, perché questi personaggi insieme non li abbiamo mai visti. Ma non così! Ma è una cazzata! C'è un riempitivo del tutto inutile! Il funerale è finì e salimmo sulla sua auto per andare alla veglia. E lui iniziò a decollare 80 miglia per tutto il tragitto. Che cacchio era, Doc di Ritorno al Futuro? 88 miglia orarie? Se mi dicevo 88 miglia orarie era copyright. Ho imparato a conoscere il whisky. Ho imparato tante cose. Cioè, allora, fatemi capire. Scusate, metto un attimo in pausa perché sta cosa non so se l'ho detta. Ma ci tengo a commentare un attimo questa scena. Cioè, bellissima storia, molto tenera, molto dolce. Ma in pratica abbiamo appena scoperto come un prete ha iniziato Gabriel all'alcol. Cioè, ha imparato il whisky, ha imparato tante cose. Cioè, ha imparato che forse se non ci fosse stato l'apocalisse, se fosse andato avanti così, ci sarebbe stato un trapianto di fegato nel futuro di Gabriel a questo punto. Cioè, ma io veramente, Gabriel che mi era diventato un bel personaggio cazzuto nella 16, me lo sto ritrovando ubriaco perso che mi parla di ubriacarsi, ma... Ma veramente, ma che cosa sto qua? Io perché sto perdendo la mia vita in questo modo? Ditemelo voi, io lo sto facendo veramente per voi, A cercare le persone da portare ad Alexandria. Mi sembrava la cosa giusta. Aiutare le persone. Era giusto. Non lo facciamo da tantissimo tempo. È per forza. E di chi è la colpa? Io non voglio più predicare. Di Gabriel si è rotto la fava. Sei davvero convinto che le cose torneranno come prima? Devono. Non succederà. Il mondo non è più adatto a come eravamo prima. Non lo pensi veramente. La tua testa è concentrata sui sussurratori, su chi... Ma è possibile che questi sussurratori gli abbiano messo così tanta caga da aver veramente cancellato tutti i loro valori? Ma stiamo scherzando? I malvagi non sono l'eccezione che conferma la regola. Sono la regola. Ma... No, 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 non mi piace come sta ragionando Gabriel. Non sono sobrio. Bravo, allora voglio un attimo, scusate, un attimo, un'altra pausa, voglio contestualizzare questo dialogo perché non mi ricordo che cazzo ho detto nel video di approfondimento che vedrete domani.
Cioè, allora, hanno smesso di aiutare le persone, Alexandria perlomeno, per colpa di Michonne, perché si era messa a cagozzo per quello che è successo con la sua amica. Infatti Aaron gli dispiaceva questa cosa, però la tale mentalità di Michonne ha colpito tutti e quindi giustamente hanno chiuso le porte a tutti quanti. Ad Aaron adesso manca questa cosa, ed è giusto, perché se avessero avuto degli alleati, i sussurratori non li inculavano così forte. Le nostri la devono smettere di pensare di essere una piccola pietra in uno stagno, perché non lo sono. La devono smettere soprattutto di credersi gli unici che meritano di stare in questo mondo, perché non è assolutamente così. Se non si svegliano questi veramente nell'undicesima stagione, li ritroveremo tutti cadaveri, ve lo dico io, se continuano così. Oddio, ha russato talmente forte che Aaron è saltato. Dagli una botta in testa. Ma no, ma veramente. Vabbè, questa è una forzatura, perché Aaron se ne deve andare. Pisciare. Sì, vabbè, a pisciare. Gli ha fatto saltare per aria col tuo russare. Quest'uomo non sta bene. Oddio. Un ringhio. Oddio, è arrivato. È arrivato il team 1000, mi sa. Team 1000 sei tu? Sì, è lui. Stavi cucinando. Scusa? Ho detto che stavi cucinando. Almeno gli è andato un doppiatore decente. Cinghiale. Minghia. È armato. Il cinghiale, com'era? Era buono. Oddio, Gabriel non sa cosa rispondere. Eccolo qui, il team 1000 / Robert Patrick. Vorrei un boccone. Con la faccia della sfiga minchia, grandissimo. Robert Patrick, secondo me, è uno degli attori più sottovalutati del pianeta. Respira ancora, credo. Ti prego, fammelo vedere. È detta così, Gabriel, è un po' doppio senso, eh. Poi io sono una brutta persona, vedo doppi sensi ovunque. Perché lo indossi ancora? Per lo stesso motivo per cui tu conservi tutte quelle Bibbie. Lo indosso perché la parola di Dio è ancora importante. È una luce in un mondo altrimenti molto oscuro. E fino a 2 ore fa non la pensavi così, Gabe? Vabbè che era ubriaco. Come l'amore, la misericordia, il perdono. Sì, sì. Genica. Cosa? Le Bibbie sono la mia carta igienica. Mi piacciono le pagine sottili, posso trovarle ovunque. Invece di pulirtici il culo dovresti leggerla. Sì, l'ho letta. Fino all'ultima pagina. Per questo mi ci piace. Questo è il dialogo della Tabber Reed. Io già da qui avevo capito che questo sarebbe stato epico. Per cose in cui non credi non deve essere bella. Ci sono ladri e assassini in questo mondo. Questo non è del tutto vero. Sono rimasti anche dei cagasotto. Lo so che sono cattiva, ma abbiate pazienza. Io ho ancora male al cuore per la 10ª stagione. Oddio, il revolver. Ha tirato fuori un revolver. Un proiettile. Una possibilità su 6. Roulette russa. Minchia, che originalità. Comunque, interessante comunque. Voglio pensare che sia un omaggio al cacciatore. Bene, hai una scelta. Ogni volta puoi puntarla contro te stesso o l'uomo seduto di fronte a te. Porca troia. Il vincitore va a casa. Ah, bene, e l'altro muore. No, non lo faremo. Morirete entrambi. Ecco. Dice che non ci ucciderai comunque. È il bello del rischio. Cominciamo. No, madonna. Ecco, questo è interessante. Non poteva essere tutto così l'episodio? Ci avrei preferito solo questa parte e sarei stata contenta, piuttosto che vedere questi due ubriacarsi. Madonna, che tensione però. Scegli. Oh, madonna. Cioè, madonna, però deve essere bruttissimo. C'è da dire però che Gabriel è dispiaciuto ma freddo, mentre Aaron invece è più un po' più spaventato. Gabriel invece è un po' più calmo, freddo, ma comunque impaurito, però non lo dimostra. Madonna, si è portata. Ah, ok. Fuori uno. Ok, uno è andato. Ma mancano 5 tentativi. Adesso qua, madonna, adesso Aaron qua è incazzato. Madonna. Oh, Aaron, amore. Oddio. Madonna, l'infarto.
sti uomini. Che hai fatto al braccio? È rimasto schiacciato. Un incidente in un cantiere. È vero, è vero. Mentre costruivano il ponte. E tu chi ti ha accecato? Nessuno. È stata un'infezione. Vero, anche questo. Volevi sentire che qualcuno mi ha cavato l'occhio? O ha tagliato il suo braccio? Perché? Il braccio è stato tagliato dal medico. La malvagità? È questo che vuoi? Credi che gli sparerò o che lui sparerà a me? Silenzio. In effetti sembra che sia proprio questo quello che vuole. Sembra che debba avere la prova concreta che ci sono solo malvagi. Madonna! Ma l'infarto! Se non gli uccide la pistola, gli uccide l'infarto a questi due poveri uomini. Pensando che le persone rimaste siano malvagie o pensino solo a loro stesse, è più facile accettare questo che la verità. Per tuo fratello eri meno importante del cibo avanzato. Gabriel. No, deve sentirlo. Questo... So che vuol dire cercare il significato delle cose. Questo è un bel discorso. Molto spesso non c'è nessuna risposta, nessun grande progetto. Tuo fratello non ti ha dato l'illuminazione, ma una faccia lacerata. E sei così pieno di odio che non ti rendi conto che uccidi due brave persone per dimostrare cosa? Che voi non siete diversi. No, non è vero. Siamo diversi. Più o meno, non lo so, C'ho qualche dubbio. No. Ho detto Previlo. No. Ma tanto non succede, ma figuratevi se ci danno questa soddisfazione. No, Aaron no, però, mi darebbe fastidio. Che mi dici di Crisi? No, Vuoi rivederla, vero? No, no, non fare leva sui figli! Quello che devi fare. Due. Uno. Fermo! Oddio. Mi hai detto... Questo è quello che fanno le persone. Questa è la verità. Ti sbagli. Io mi sbagliavo. Le persone non sono solo in grado di uccidersi a vicenda. Ancora amano. Si sacrificano. Questo è vero. Tuo fratello non ti ha dato la verità. Ti ha semplicemente tradito. Se punisci gli altri per i suoi peccati, non sei migliore di lui. Tu non sei sempre stato così. Nessuno di noi lo è. E qui Gabriel sta predicando, sta facendo quello che faceva prima. Chi eri? Io chi sono lo so, padre. Lo so anch'io, perché conosco persone simili a te. Le conosciamo. Brave persone. Fatte a pezzi da questo mondo. Tu non devi essere così. Esiste un altro modo. La nostra comunità è reale. È piena di persone che si sono perse e hanno ritrovato la strada. Beh, oddio! Ritrovato la strada? Adesso non lo so, Se ce lo permetti. Lo sto aiutando, vuole aiutarlo. Questa è buona come cosa. Mi do una sola parola. Dovresti. Ecco Aaron, il grillo parlante, la voce della coscienza. E va, sembra pentito. Madonna, che male sto naso. Sembra pentito comunque. Sì, si è calmato. Ah, sta anche piangendo. Ma che roba. Dai, ce l'hanno fatta. Dico, oh, gli sparo. No. Ah no, ok. No, ha messo la sicura. Mi raccomando che se la mette finisce come Fantozzi. Ah, li sta liberando. A te. Hai capito, Gabriel? Bravo. Così si fa. Bravo, Gabriel. Mace. Ah, mi sta dicendo il suo nome? Il mio nome è Mace. Ma... Oddio! L'ha fatto fuori! Gabriel l'ha fatto fuori col braccio di Aaron, ma perché? È tutto a posto. Tranquillo. Ma no, non è tutto a posto! Ma sei scemo! Ne sei convinto? Non potevamo portarlo con noi. Ha ucciso la famiglia di suo fratello. Oddio! Andiamo via. Ma che stronzata è questa? Ma perché? Perché non potevano permettersi Robert Patrick in un altro episodio? Ma veramente? Ma Gabriel, ma no, ma io guarda, la mia amica Carol, la Carol di Carol Italia, ha... Ha messo in tavolo l'opzione che Gabriel possa essere bipolare. Comincio veramente a pensarlo. Gabriel, tu non stai bene, vai da un fottuto psicologo. Oddio, chi è? È sempre lui, però con la barba e i capelli lunghi. Ce ne sono due. Ah, il gemello. Oddio, questa è la famiglia. Mi ha costretto a giocare. Oh, Madonna. Mi ha costretto a giocare. Quindi
quindi non l'ha ammazzato, ma ha fatto fare alla famiglia la roulette russa con lui. Ecco. Gli ha preso la pistola. Ehi, mettila giù. Calmo. Ai ai ai. Vogliamo soltanto aiutarti. Ecco, come avete aiutato il fratello, no? Grazie. Sì. Siete peggio della signora Fletcher. Via di qui. Puoi venire con noi. Ah, lui sì però, eh. Devi mettere giù la pistola. Vabbè, alla fine è una vittima. Credo, non lo so, non è che si è capita tanto sta cosa. Oddio. No. Ale, si è sparato in testa. Un'altra bella strage familiare. Minchia ragazzi, siete peggio della Fletcher. Ma andate via, chiudetevi da Alexander e non rompete più i coglioni agli altri. Siete peggio della Fletcher. Ancora uno. Ancora uno. Vabbè. Oh, mamma mia. No, vi dirò, ragazzi. Non lo so. Sono totalmente, anche stavolta, meno dell'altra volta, ma comunque sono spaesata. Ragazzi, che dirvi? Io sono spaesata perché è un episodio che, uno, non ha nessun fottutissimo senso di esistere. Si è perso più di metà di episodio a guardare loro che cercano cibo, che si ubriacano, giocano a carte, si raccontano aneddoti e cose di cui sinceramente non me ne fregava assolutamente un cazzo, vi dirò la verità. L'unica parte interessante è davvero quella in cui compare il personaggio di Robert Patrick, Mace, di cui conosciamo il nome poco prima di venire ucciso malissimo da Gabriel. Ecco, Gabriel veramente, Carol, mi sa che c'hai ragione, è un cazzo di bipolare che deve andare dallo psicologo. Non mi è piaciuto come è stato gestito Gabriel in questo episodio, perché veramente nella seconda metà della nona stagione, dopo il fatto di Siddiq, aveva finalmente preso coraggio, stava finalmente diventando un personaggio interessante e magari anche un possibile leader in seconda, possiamo dire così, magari al fianco di Maggie. Ma in questo episodio non mi è piaciuto per niente, perché sembrava appunto voler salvare quest'uomo, invece quando appunto quest'uomo si era pentito lo ha ammazzato. No, ma chi sei tu per ucciderlo? Ma non potevamo portarlo con noi, ha ucciso la famiglia del fratello, ma che cazzo vuol dire? Cioè, vi ha liberato e basta, ve ne andavate e via, non lo ammazzi così, ma chi sei? Chi crede di essere? Giudice e giuria? No, i nostri la devono smettere, lo fanno troppo spesso e hanno rotto i coglioni. Quindi ragazzi, che posso dirvi? Non ho altro da dire, poi c'ho tutto nel video di approfondimento, che non ho neanche detto tanto neanche lì, perché non c'è un cazzo da dire su questo episodio, non ha un fottutissimo senso di esistere. Gabriel e Aaron, che sono due personaggi con un grande potenziale, me li hanno fatti interagire qui, ma in maniera veramente becera, non se lo meritavano. Che dirvi, io concludo qui, vi ricordo che in descrizione trovate la pagina Facebook di Carol Italia dedicata ai Walking Dead. Stasera infatti alle 21 sarò in live con Carol per parlare di questo episodio, ma sarà veramente, c'è pochissimo da dire, perché vogliamo fare una cosa completa, ovvero tutti questi episodi extra li vogliamo commentare e farli tutti, non uno sì uno no, per fare una cosa più completa, perché veramente non c'è un cazzo da dire di questo episodio, non c'è veramente niente da dire. Io sono anche amareggiata per questa cosa. C'è il mio Instagram, il mio social più attivo, c'è la mia wishlist di Amazon, se volete premiarmi per questo sforzo che sto facendo nel guardare questi cazzo di episodi. Il 18 la ferita che sanguina ancora e questo non ha aiutato le cose. Sono molto curiosa, vi dirò la verità, in merito al prossimo, che sarà Splinter, ovvero quello dedicato a Princess. Sono veramente curiosa in merito a quello, speriamo bene, speriamo davvero bene. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, tenete sempre la creazione community per tutte le attività del canale. Se questa reaction vi è piaciuta, mettetemi un bel pollice in su e lasciatemi un commentino qui sotto per farmi sapere voi invece cosa ne pensate dell'episodio, se magari voi siete riusciti a farvelo piacere di più, se ci avete trovato più senso di quello che ci ho trovato io. Ragazzi, io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione, alla prossima reaction, alla prossima live, al prossimo gameplay e alle prossime robe varie. Ciao a tutti, no, ma veramente, cioè, l'unica cosa che vale la pena di questo episodio è il team 1000, Robert Patrick, soltanto lui, l'hanno fatto ammazzare perché non se lo potevano permettere probabilmente, è l'unica soluzione possibile perché altrimenti non ne vedo altre sinceramente, ma che cacchio di problemi hanno questi sceneggiatori, ma basta!